Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale, qui Cappello di Paglia. Oggi, grazie a Magic Corner, abbiamo la possibilità di aprire un box di Esplosione del Destino alla ricerca di Phoenix e di una prismatica. Oggi in video abbiamo un ospite speciale, ovvero un collaboratore di Magic Corner, che mi supporterà in questo opening. Voi probabilmente non ci siete stati, ma qualche giorno fa in live abbiamo aperto un case e questo è l'ultimo box rimanente. Non è uscita la Starlight. Confido sia qua, altrimenti fra è da piagne. Ma detto questo, andiamo subito all'opening e parliamo di cosa si può trovare all'interno di questo set. Parlando di questo set, allora, all'interno di buono possiamo trovare Ecclesia, che non sarebbe male, che è un'ottima carta da 40 euro. Le Secret Swirl, che anche quelle hanno il loro bel valore. E poi, ovviamente, saranno le carte forti del prossimo mazzo meta, che ci accompagnerà nel prossimo periodo. I Flanderese, che vabbè, posso farne anche a meno. Carte secret di merda che non si spera di non sbustare. E poi... ah, vabbè, l'obiettivo nostro oggi è la prismatica. Si inizia. Allora, abbiamo Giardino, Pinguino, Reale, Corrincrocio, Signet, Retaggio della Luce, Migra, Brezza, Ostri e Drago Tumulto, Calibro, Carica. Che merda. Vabbè, poi carta scala soldato, ritrazione, codice e stella caduta. Ebbene, ci siamo già giocati la prima ultra con una carta di merda. Si parte molto bene. Interessante. Carta rettiliana, sushi, volo, lancio cupido, che sembra una di quelle carte fake che uscivano tipo 15 anni fa, dove tu andavi su internet, te le facevi, le stampavi e le incollavi sulle carte. E poi interblocco pesante. Poi vabbè, abbiamo sushi, carta orsartico, valutazione e pericolo. Dicevo, questo set a quanto pare sembra andare davvero molto. Le vendite sono tipo infinite. Le prevendite sono... Guarda un po' come secret. Vediamo un po'. Lo so. Signore della prigione celestiale. E già 20 euro di carta buone ce l'abbiamo. Dai. Che forse ci rifacciamo del case. Forse. Allora, abbiamo signore gemello tore. Poi bestia bifolca, un drago ananas, blackout e miau click. Cioè, nomi di merda. Vabbè, l'unica cosa bella di questo set sono i Migra Brezza, cioè hanno degli artwork che fanno paura, sono incredibili. Speriamo che l'altra secret sia la Phoenix, perché fra, ho visto Ultra, ho visto Fusione e ho visto una D, quello oh no, è il Destiny. Giuro che se c'è un'altra fusione con la D qua dentro moro. Vabbè. Sì. E siamo al preset. Mamma mia, che culo di è merda. Uscito. Che culo di merda, bene. Mi sento sollevato. Anche io sono contento per te. Moltissimo. Guarda, il problema è che non posso urlare, sennò qua crollava casa. Bene. Allora, diciamo che un 100 euro di box ce lo siamo già fatti con 3 pack. Cioè, a sto punto chiudiamo baracca e burattini, vendiamo i pack su Car Market e siamo a posto. Beh, sì. Oppure c'è la Starlight al posto della Ultra. Zino. Non succede, ma sì, succede. Oh, prima cos'è che ti ho detto? No, dai, gli ultimi 3 box non ci possono essere 3 Phoenix. E invece, esatto. Cazzo. E invece sì, è andata proprio così. Allora. Ma letteralmente. E io la Starlight te l'ho chiamata, deve esserci, è là dentro. Zona pericolo, valutazione, sushi nave, portaerei e Borg. Call rettiliana, bestia, inseguitore, volo, culla e poi comuni inutili. Allora, vediamo, ninja pinguino. Comunque i box quelli di merda erano tutti i primi, vorrei dire. Allora, come sempre. Profezia Chun Jun. Quindi ovviamente voi in negozio aprite, i primi li mettete in vendita e gli ultimi 6 li sbustate. No, ovviamente no. Allora, lancia cupido, insetto, uccello, cavaliere, comparsa spadanima. Altro cartina spadanima. Forse diciamo una decklist potrebbe uscire, visto che tanto abbiamo sbustato tutto il mazzo. Beh sì, direi di sì, in collaborazione con Magic Corner. Ovviamente.
Che voi mi mandate le iris che mi mandano? Sì, ma... certamente. E tu ci mandi i soldi che ci mancano per mandarti le iris che ti mandano? Assolutamente, non credo succederà mai questa cosa. Adè, voglio vedere quando mi manderete la gold. Lì ci sarà veramente da piangere. Dai. Marchiato del buon umore. Altra magia. Ma ormai mi sa che non c'è niente, tanto... ci siamo giocati già le ultra, i primi tre pack. La gente, vedrò il timing del video che sale a un certo punto e poi crolla definitivamente. Esatto. Allora, marchiato chiave, drago doppio, disgregatore. Dai. La prisma, per favore. Non ne ho mai avuta una. E questo potrebbe essere il momento buono per darmela, tipo. Beh, dai, sì. Cioè, me la meriterei. Ad libitum. Poi che content sarebbe un video con prisma e diro. Beh, sì, sarebbe un grandissimo bel video, onestamente parlando. Allora, sushi nave uni, insetto mangia uomini, custode, gnami, melusina e poi altre comuni inutili. Un po' di polizia. Sì, le buttiamo, le bruciamo tutte. Allora... esatto, mi pare giusto. Ok, supporto Evil Twin, ottimo, ottima carta. Praticamente sarà il motore del mazzo, visto che praticamente si regge tutto su questa. E non sta neanche tanto, quindi ragazzi, se ve lo volete montare, è un mazzo abbastanza economico che funziona anche abbastanza bene. Migra Brezza, scudiero, lancio, magichiave blocco e supporto scala soldato. Vabbè, tanto non sta niente, mettiamo via. È inutile che mi emoziono per una roba che non vale assolutamente niente, che non me ne faccio niente. Dai, datemi sta prisma. Gnami, custode dell'abisso, retaggio, magichiave e demone magichiave. Come super, bene, ci posso stare. Che schifo. Sì. E siamo onesti con le persone che ci seguono. Se una carta è una merda comunque. Sì. Allora, totalmente. Giardino e fusione urso artico. Io avevo paura che la carta prima fosse questa. Ho detto, però con la D, dai. Bisognava essere infami, far uscire una carta fusione con la D. Sì, esatto. Ninja pinguino, fenghi, americane, insetto mangia uomini, marchiato in rosso. E niente, è rimaste 4 buste, quindi la prisma possiamo dire. In case non ci sono le prisma, che ci stufa. Io cambierei fornitore, adesso non dire. Non si può fare. Custode, tre secret? È uscito. È uscito il signore prigione celestiale, distruttore finisce sorvegliante. E adesso? La migra brezza. Ah, io non vedo la tua... Ok. E non è prismatica, cazzo, questa poteva essere prisma. Questa è la secret che mancava nel box del case. Ah, dai, almeno i conti tornano. Sì, no, però ok. Tra, vuol dire che c'è anche la Starlight. Ti immagini? Vediamo. Capiamo un po'. Inseguitore sonico, chierico pinguino, corrincrocio, scudiero e doppio drago. Sì, drago doppio disgregatore. Ne è rimasti 2 pack, dai, non. Questa non ci ha creduto abbastanza da diventare prisma. Allora, bestia, cavaliere. Gnami, uccello e zona pericolo. Adesso ultimo pack. Last pack of destiny. Tanto lo sappiamo tutti e due che qua dentro non c'è niente. Corri incrocio. Uni. Gemellotore. Migra brezza. E vabbè, ramificazione rettiliana. E niente. È andata così, niente prisma, però almeno 3 secret. Poteva essere qualsiasi altra secret, però il gufo neve ce lo facciamo andare bene. E va bene ragazzi, posso ritenermi più che soddisfatto da questo box, perché raga, abbiamo trovato la carta più rara di questo set, no? Vorrei dire, però possiamo dire che anche questo unboxing ho fatto il mio, eh. Ho fatto schifo come mio solito, dai. Detto questo, ringrazio Magic Corner per avermi fornito il box e per avermi fatto... per avermi fornito il box, diciamo, dai. Perché per avermi fatto plussare
nel complesso è un po' una parolona, però diciamo che il mio case me lo sono ripagato. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione, se volete acquistare carte, trovate ovviamente il sito di Magic Corner. Con il mio codice sconto cappello10 avrete 10% di sconto su carte singole e prodotto sigillato che non è in offerta. Inoltre potete trovare anche tutti i miei social dove seguirmi, tra cui Instagram. E Instagram perché c'ho due account e basta. Noi ci rivediamo venerdì in live e forse anche con un altro video questa settimana. E niente, ciao a tutti.